Martedì 16, primo appello, tanto per intenderci. Dalle ore 17 in questa aula, questa B31. Dunque, abbiamo fatto un po' di esempi, va bene, su tecniche di sintesi. Oggi vediamo una tecnica di sintesi largamente utilizzata quando nelle specifiche ci sono specifiche di robustezza, margine di fase, ad esempio, e margine di ampiezza. GDS uguale il solito. Uno, non guardate che potrò complicarmi la vita con una funzione di trasferimento più complicata, ma la metodologia poi non cambia, ovviamente. 1 su S più 1 al quadrato, specifiche, errore a regime uguale a 0 per ingresso a gradino, specifica statica, specifiche dinamiche, margine di fase, ad esempio, maggiore di 45 gradi. Una tecnica l'abbiamo già vista usando i diagrammi di Bode, dove si riesce a soddisfare alla specifica purché il diagramma di Bode del sistema in catena aperta tagli l'asse a 0 dB con una pendenza di 20 meno 20 dB su decade per un tratto abbastanza lungo. Allora siamo certi del soddisfacimento della specifica sul margine di fase, anzi addirittura andiamo abbastanza più in là. Andiamo. Oggi vediamo una tecnica di sintesi un pochino più pulita, con l'utilizzo dei diagrammi di Nichols. Allora, disegnino. Ovviamente questa specifica dice che il controllore più semplice al solito è K su S, inutile ritornarci sopra, e tracciamo allora il diagramma della risposta armonica, ad esempio, del sistema in catena aperta con guadagno di velocità, in questo caso unitario. Diagramma della risposta armonica lo tracciamo sul diagramma di Nichols, va bene, e quindi lo scrivo qui, anzi cancello, guardate, cancello le specifiche, ormai le conosciamo, va bene, cancello queste specifiche, mi serve un po' di spazio, mi servirà, e traccio quindi il diagramma di 1 su S più 1 al quadrato. Come diagramma di Nichols, che tipo di diagramma sarà? 3, 3, 6, 3, 9 e 3, 12 facciamo. 0 dB. 3 e 3, 6 come fase, meno pi greco, meno pi greco mezzi, meno 3 mezzi pi greco. E allora la regolina, per chi non ha esperienza, è sempre quella di tracciare prima i diagrammi di Bode e poi da questi, però io traccio direttamente il diagramma di Nichols. Va bene. Il diagramma di Nichols in questo caso, ovviamente, poiché per S che tende a zero il modulo tende all'infinito, quindi per la risposta armonica per omega che tende a zero il modulo tende all'infinito, mettiamo che questo sia 20 dB meno 20 dB, vuol dire che il diagramma di Nichols parte dal paradiso lassù in cima, ovviamente, con quale fase? Va bene, con fase meno pi greco mezzi, e quindi il diagramma di Nichols, e poi la fase che fa? Sistema fase minima, ci sente l'influenza dei
poli in meno 1, che sono poli negativi, e quindi la fase ritarda sempre. Va bene, quindi il diagramma di Nichols partirà di qua, asintoticamente, che va asintoticamente per omega che tende a zero, all'asse passante per la fase meno pi greco mezzi, poi scende perché l'ampiezza cala sempre nel diagramma di Bode, pensarci sopra, e l'ampiezza tende a zero, vuol dire che in dB si va all'inferno, giù in fondo, va bene, con fase meno 3 mezzi pi greco. E quindi qualitativamente, dopodiché, ovviamente con MATLAB si traccia il diagramma in maniera pulita, ma qualitativamente sarà così il diagramma di Nichols. Eccolo, tracciamo anche. Se è così, il sistema in catena chiusa è già se fosse così, usiamo il condizionale. Se fosse così, va bene, il sistema in catena chiusa sarebbe asintoticamente stabile. Ipotetica della possibilità, va bene, in questo caso, va bene, perché avrei un margine di fase positivo e un margine di ampiezza. Il margine di fase sarebbe questo, il margine di ampiezza sarebbe questo, va bene. Non ne sono certo, va bene, perché può darsi che sia così, ad esempio, e allora il sistema in catena chiusa sarebbe instabile sicuramente. Però vediamo la tecnica per soddisfare alla specifica di robustezza margine di fase, il che esige ovviamente automaticamente per sistemi a fase minima che il sistema in catena chiusa sarà asintoticamente stabile. Margine di fase 45 gradi. E allora cosa vuol dire? Che il diagramma di Nichols corretto da cosa? Da una rete correttrice che dovrò metterci, e il mio compito in questo momento è di progettare questa rete correttrice, va bene, di vedere com'è fatta. Ma il diagramma di Nichols, va bene, con la rete correttrice che devo ipotizzare, dovrà passare per questo punto qui, che è a metà tra meno pi greco e meno pi greco mezzi, perché ciò che manca, l'angolo che manca a meno pi greco, scusate se cambio l'unità di misura, passo dai radianti ai gradi, da quel punto lì è 45 gradi, e quindi il margine di fase, se si passa di là, sarebbe 45 gradi. Allora devo aggiungere una rete correttrice. Guardate, una di queste due reti correttrici, ne disegno soltanto due, va bene, ho una rete correttrice di questo tipo, poi ci sono tutte le altre, ovviamente, l'abbiamo visto ieri. Ho una rete correttrice di questo tipo, ho una rete correttrice di questo tipo, quindi ho una rete ad anticipo o una rete a ritardo. Queste qui sotto sono quelle a ritardo, queste qui sopra sono quelle ad anticipo. Siamo d'accordo? Come facciamo a scegliere questa rete correttrice? Si fa così. Si parte dal punto desiderato. Desiderato nel senso vogliamo che il diagramma complessivo passi per quel punto. E consideriamo una striscia, cambio colore, guardate. Rosso. E consideriamo una striscia, scusate, scegliamo prima che tipo di rete correttrice. Ad esempio, scegliamo una rete correttrice ad anticipo. Allora, se scegliamo una rete correttrice ad anticipo, cioè di questo tipo qui, da questo punto qui, che è il punto desiderato, scegliamo un intervallo angolare pari a pi greco mezzi. Eccolo qui. Questo è un intervallo angolare a sinistra pari a meno pi greco mezzi, diciamo.
e consideriamo la striscia che va da 0 dB a dB negativi, va bene, corrispondente a quegli angoli. Quindi questa striscia qui del diagramma di Nichols fino a qui, ovviamente consideriamo questa striscia e prendiamo a questo punto un punto del diagramma di Nichols senza controllore, quindi questo disegnato in nero di questo diagramma di Nichols, che stia all'interno di quella striscia. Se non c'è il diagramma di Nichols, non invade in parte quella striscia, la tecnica non va bene, non esisteranno reti correttrici ad anticipo che fanno ciò che io voglio. Ad esempio, in questo caso c'è tutto questo pezzo. Allora, a priori ne prendiamo uno, poi vedremo come sceglierlo eventualmente, però la metodologia mi dice ne prendiamo uno, come voglio. Questo qui ad esempio. A questo punto corrisponde che cosa nel diagramma di Nichols? A questo punto corrisponde una certa cosa? Una certa frequenza, va bene, chiamiamola omega star. Questa frequenza deve essere nota. A caso. Dico, lo scelgo io, ho detto, lo scelgo io ad arbitrio. Poi vedremo come sarà meglio sceglierlo. Però, a priori, io ho questa libertà. E ora, congiungiamo questo punto con il punto desiderato. Eccolo qui. Ottenendo, diciamo, lo possiamo considerare un vettore, questo vettore rosso, eccolo lì. Che facciamo di questo vettore rosso? Vediamo un po'. Ricordiamoci ciò che abbiamo detto ieri, che in un diagramma di Nichols, quando faccio la serie di due sistemi, il diagramma di Nichols risultante è, virgolette, la somma dei due diagrammi di Nichols, somma effettuata ad ogni frequenza, va bene, mediante la regola del parallelogramma. Siamo d'accordo? E allora, ricordando questo, io questo vettore qui lo riporto qui, a partire da qui. Tac, eccolo qui. Sono certo di che cosa? Proprio per costruzione, che questo punto così individuato differisce da questo punto in fase meno di pi greco mezzi, differisce da fase 0, questo punto qui in fase, cioè questo segmento è meno di pi greco mezzi. Perché? Per costruzione. Preso un punto qui, questo qui, in fase è meno di pi greco mezzi, perché ho scelto la fascia proprio di ampiezza pari a pi greco mezzi. E allora, se questo punto qui corrisponde ad un punto di una fascia inferiore a pi greco mezzi, per quel punto passa certamente una famiglia di reti, non una, ma una famiglia di reti correttrici, e quindi dobbiamo individuare la famiglia di reti correttrici che passa per questo punto. Questa famiglia è la famiglia delle reti correttrici ad anticipo, ovviamente, ma che corrispondono ad un certo, tutte le reti correttrici che in Nichols si identificano con questo diagramma hanno il medesimo alfa, se vi ricordate. Quali sono gli elementi che individuano la rete correttrice? Uno è alfa e l'altro è tau, e quindi si tratta a questo punto di individuare tau. Bene.
ma ricambio colore. Non diciamo che mi sto divertendo. Ricambio colore. Ma nella famiglia delle reti correttrici, così, va bene, c'è un altro sistema di coordinate. Non c'è solo la famiglia, la coordinata individuata da alfa, ma c'è un'altra serie di coordinate che sono quelle curve a omega tau, che abbiamo chiamato teta, costante. E allora per questo punto passerà in blu una certa curva, e quindi riesco ad individuare omega tau, relativa sempre a questo punto. E allora come individuo quel tau? Questo omega quale dovrà essere? È omega star, perché poi quando faccio la somma, va bene, a omega star dovrò sommare esattamente questo vettore, e quindi questo sarà omega star tau, va bene, quella da cui noto perché? Perché è la coordinata di quella curva, e quindi da questo riesco a ricavare tau. Chiamiamolo teta star, la coordinata di quella coordinata di questa curva che io devo leggere, va bene, sul diagramma delle reti correttrici, da cui tau uguale teta star su omega star. Omega star frequenza relativa a questo punto, va bene. Teta star coordinata della diciamo di questa curva che passa per questo punto. Ho individuato alfa e tau, e quindi ho individuato la rete correttrice ad anticipo. Supponiamo, vi ricordo che io posso contrassegnare le reti correttrici con alfa, e ho due tecniche, se volete, quella normalmente utilizzata in tutti i testi, è che gli alfa sono sempre minori di 1, o per reti correttrici ad anticipo, o per, sia per reti correttrici ad anticipo sia per reti correttrici a ritardo. Vuol dire che l'alfa cambia di posto, va bene, o al numeratore o al denominatore, a seconda che. Supponiamo di accettare, diciamo, questa convenzione, quindi di avere già una carta di Nichols con i diagrammi delle reti correttrici già disegnati, va bene, e con alfa sempre minore di 1, sia per le reti che stanno sotto sia per le reti che stanno sopra. Allora, individuato alfa e tau, so che la rete è una rete correttrice ad anticipo, e quindi sarà 1 più S tau diviso 1 più alfa S tau, con alfa identificato come prima e tau identificato dalla tecnica. Posso utilizzare, qui ho utilizzato una rete correttrice ad anticipo. Domanda, posso utilizzare una rete correttrice a ritardo? Va bene, se per risolvere lo stesso problema, margine di fase, quella la specifica, superiore a 45 gradi, superiore o uguale, in questo caso con questa tecnica verrebbe uguale al margine di fase. Lo posso fare, sì. Perché la tecnica è la stessa, solo che cambia settore del diagramma di Nichols in cui io devo andare a cercare quel vettore che mi individua poi la rete correttrice. Il vettore che mi individua la rete correttrice a ritardo dovrà essere di questo tipo. Dovrà essere, perché le reti correttrici a ritardo stanno qui di sotto. Siamo d'accordo? E allora uso la stessa tecnica, ma cosa devo fare? Se questo è il punto desiderato, devo prendere pi greco mezzi da che parte? Dall'altra parte, settore che ha pi greco mezzi qui, vo sopra. Va bene, e ora cosa faccio? Prendo un punto, virgolette ad arbitrio,
del diagramma di Nichols che sta in questo settore, questo ad esempio, individuo questo vettore, lo riporto qui, supponiamo sia questo, allora c'è una famiglia di reti correttrici che passa per quel punto e questa mi individua alfa della rete correttrice a ritardo. E poi ci sarà seconda coordinata, una coordinata, quella che individua theta star, a theta star costante, a theta costante, che passa per quel punto, individuo theta star. Se omega star è la frequenza di questo punto, alfa individuato è come prima, tau uguale a theta star diviso omega star, punto, individuata la rete correttrice. Che differenza ci sarà? Ma ormai spero che l'abbiamo imparato. Va bene, spero. Che differenza ci sarà in questo caso tra l'aver scelto una rete correttrice di questo tipo, ritorniamo al nero, tra l'aver scelto una per risolvere il problema, quindi per soddisfare alla medesima specifica, che è una specifica di robustezza. Va bene. Ma che differenza ci sarà tra come risultato poi alla fine tra l'aver scelto una rete correttrice ad anticipo e una rete o una rete correttrice a ritardo. Il risultato sulla specifica margine di fase è lo stesso. Cosa sarà? Ci sarà di diverso? La banda passante e la prontezza del sistema in catena chiusa. È chiaro che se uso la rete correttrice ad anticipo, va bene, la banda passante sarà certamente superiore se uso la rete correttrice a ritardo. Se ci pensate sopra un momentino, questo è analogo a dire, va bene, diagramma di Bode, va bene, del sistema, come abbiamo visto ieri, del sistema 1 su S per 1 su S più 1 al quadrato. È questo, no? Sì o no? Per soddisfare alla questione, diciamo, margine di fase minore di maggiore di 45 gradi, cosa posso fare? Due cose, va bene, in rosso uso una rete ad anticipo, va bene, e quindi ci metto una o più reti ad anticipo, va bene, quindi diciamo che ci metto, va bene, due zeri qui, come abbiamo visto ieri, per rendere il diagramma che scende, continua a scendere con 20 dB su decade, va bene, e poi due poli da qualche altra parte, e ho usato una rete ad anticipo. Banda passante, questa, in questo caso, se poi aumento il K, va bene, e i poli qui li metto abbastanza in là, aumento anche la banda passante. Ho usato una rete d'anticipo. O se no, cosa posso fare? Va bene. Posso aggiungere prima un polo e poi uno zero. Come? In maniera tale da mettere un polo da qualche parte. Qui si comincia a scendere e quindi, virgolette, perdo quota. Va bene. L'obiettivo è sempre quello di attraversare l'asse a 0 dB con una pendenza di 20 dB su decade, e quindi metto un polo qui e uno zero più in là da qualche parte, in maniera tale da ritornare ad avere una pendenza di 20 dB su decade. Va bene? Se faccio un lavoro di questo tipo, l'ho approssimato un pochino, ma la specifica sul margine di fase la soddisfo, però è ovvio che le bande passanti e quindi la prontezza del sistema in catena chiusa sono nei due casi decisamente diversi. Bene, cos'è sta messaggistica istantanea? Bene, e ora vediamo un po' come si può soddisfare sempre con una tecnica di questo tipo una specifica sul margine di ampiezza.
diagramma di Nichols di prima, il sistema in catena aperta, abbia un diagramma di Nichols di questo tipo qui, come prima. Voglio un margine di fase di, esageriamo, va bene, 20 dB, esageriamo, va bene. Scusate, cosa ho detto? No, è ovvio, va bene, che intendevo dire un margine di ampiezza, va bene, di, esageriamo, di 20 dB. Allora questo sia meno 20 dB più 20 dB. Va bene, se il diagramma fosse questo, io avrei già un margine di ampiezza, diciamo, non di 20 dB, e quindi diciamo che voglio progettare una rete correttrice in maniera tale che il diagramma totale passi per questo punto, perché ricordo che il margine di ampiezza è quanto manca a 0 dB nel punto di attraversamento del diagramma di Nichols con l'asse a meno pi greco. Va bene. Con l'asse a meno pi greco non è altro che il punto, lo dico soltanto, pensiamo al diagramma di Nyquist, è il punto di attraversamento del semiasse reale negativo. Va bene. E quanto manca a 1, va bene, è, o meglio, l'inverso del segmento individuato da questo punto è il margine di ampiezza, va bene, in valore assoluto, in dB, è quanto manca a 0 dB, a 1 che corrisponde a 0 dB. Allora a 20 dB io devo passare attraverso questo punto. Come faccio? Ormai la tecnica è la stessa di prima, va bene, lo sappiamo. Devo passare attraverso quel punto? Bene, allora cosa voglio usare? Sapendo già a priori che i risultati saranno, per quanto riguarda altre cose, va bene, diversi. Ad esempio, se avessi una, diciamo, una specifica su una banda passante abbastanza robusta, va bene, è chiaro che sceglierò di utilizzare una rete correttrice ad anticipo. Se invece dico, vabbè, la banda passante del sistema in catena chiusa non mi interessa molto, allora è meglio usare una rete correttrice a ritardo, perché non impegna ovviamente gli attuatori, questo è ovvio. E allora rete correttrice ad anticipo da qui, settore meno pi greco mezzi che scende, prendiamo un qualunque punto qui, individuiamo questo vettore e poi, come prima, non ripeto, individuazione della rete correttrice ad anticipo. Rete correttrice a ritardo da qui, prendiamo questo settore, questo qui, individuiamo un punto appartenente a questo settore, vettore, eccolo qui, e individuo una, scusate, qui rete correttrice A, individuo una rete correttrice A, cosa ho detto? A ritardo, va bene, e qui con tecnica di questo tipo individuo una rete correttrice ad anticipo, siamo d'accordo? No, questo vettore qui, va bene, scusate un istante, questo vettore qui individua, da qui devo andare qui, individua questo, da qui devo andare qui, individua questo vettore qui, va bene, ok? Benissimo. E poi le tecniche ovviamente sono quelle di prima. Che punto scelgo? C'è tutta una infinità di punti. Attenzione, e questo qui dipende dalla sensibilità dell'ingegnere che misura il... io ho due limiti. Due limiti. Un primo limite che tende... Questo sarebbe un punto limite in cui individuare ad esempio il vettore che è, e individuerei un vettore così, va
bene? È un vettore che quindi sta qui come limite. Questo punto si corrisponde a un certo alfa ben determinato, sull'alfa non ci sono problemi. E sul tau? Quant'è omega tau? Vi ricordate? Abbiamo detto che quando teta uguale ad omega tau, l'altro sistema di coordinate, tende all'infinito, si tende ad andare sulla diciamo sull'asse delle ordinate, quindi il tau sarebbe infinito, sarebbe, bene. E invece dall'altra parte, se individuassi un punto qui sopra, va bene, avrei un'altra rete correttrice che degenera, va bene, perché ovviamente sia l'alfa tende a diventare 1 e omega tau tende a diventare 0. E allora qui non si tratta di dare delle regole, si tratta di individuare un punto intermedio in una qualche maniera, va bene, che cosa bisogna tenere d'occhio? La fattibilità della rete correttrice, va bene, ma non entriamo più in particolari. Ecco, questa è una delle tecniche utilizzate per soddisfare a specifiche di robustezza. Altre tecniche di sintesi. C'è una tecnica di sintesi che soprattutto agli studenti piace moltissimo, va bene, che è la cosiddetta tecnica di sintesi algebrica. Perché piace? Perché si tratta di fare due cose. E vi subito viene. In cosa consiste una tecnica? Poi avrà dei difetti, ovviamente. In cosa consiste una tecnica di sintesi di tipo algebrico? Allora, se noi abbiamo la G di S da controllare, e dobbiamo fare la sintesi di un controllore C di S che ancora non conosco, ovviamente, lo devo progettare. So alla fine che devo fare la reazione in catena chiusa. Eccola qui. Allora, a fronte di specifiche, posso io da queste specifiche ricavare una opportuna, chiamiamola V di S, tale che se il sistema in catena chiusa avesse quella W di S, vengono soddisfatte le specifiche? Punto interrogativo. Sì, è abbastanza semplice. Ad esempio, se avessi una specifica di questo tipo, errore a regime nullo al solito per ingresso a gradino, questo come si ripercuote? Attenzione, non nella funzione di trasferimento in catena aperta, e sappiamo come si ripercuote questa specifica sulla funzione di trasferimento in catena aperta. Si ripercuote nel senso che deve esserci un polo nell'origine, questo lo sappiamo, va bene, ma come si ripercuote questa specifica sulla funzione di trasferimento del sistema in catena chiusa? Se qualcuno mi dice, va bene, che il sistema, la funzione di trasferimento in catena chiusa deve avere un polo nell'origine, ovviamente sbaglierebbe di brutto, va bene? Il sistema in catena chiusa deve essere asintoticamente stabile, quindi tutti i suoi poli devono essere, la parte reale strettamente negativa, non c'è dubbio, nessun polo nell'origine. Ma questo cosa significa? Significa che la W di, c'è qualcuno che me lo dice? Che la W di 0, il guadagno di Bode della W di S, deve essere uguale a 1. Se ad esempio dicessi, sempre sulle specifiche statiche, errore a regime per ingresso a gradino minore dell'1%,
Questo cosa significherebbe? Che la W di 0 dovrebbe essere uguale a 1? No. Ma 0,99%, sì. A 0,99. Se ad esempio passiamo alle specifiche dinamiche, se ad esempio dico voglio una sovraelongazione percentuale minore del 20%, questo cosa comporta sulla WDS, sul sistema in catena chiusa? Che i suoi poli dominanti, va bene, devono stare, ovviamente lo sappiamo, dentro questo settore. Va bene. Se impongo un overshoot, un tempo di assestamento minore di, va bene, vuol dire che i poli devono stare a sinistra di una retta, questo l'abbiamo già visto, e così via. E quindi ho dei criteri per scegliere in una qualche maniera, va bene, la WDS in maniera tale da soddisfare le specifiche. Va bene. Se voglio una banda passante, ad esempio, maggiore di, vuol dire che i poli dominanti devono stare all'esterno di, l'abbiamo detto in maniera approssimata, va bene, abbastanza approssimata, di un cerchio. Ma in definitiva io posso sistemare la mia WDS. E allora io scelgo, la tecnica è la seguente, scelgo una WDS in maniera tale da soddisfare le specifiche. E allora, e quindi WDS è nota a questo punto, la scelgo io. A cosa dovrà essere uguale questa WDS? Va bene, dovrà essere uguale alla C per G, risparmiatemi funzione di S, sistema in catena aperta, fratto 1 più C per G. Siamo d'accordo? Perché la WDS è la funzione di trasferimento del sistema in catena chiusa. Bene, e questa cosa diventa? Cos'è che è noto? La funzione WDS, la funzione GDS è nota, è il nostro sistema, va bene, che devo controllare, ci mancherebbe altro. Incognita è la CDS, quindi questa diventa una semplice e banale equazione nell'incognita CDS. Calcoliamola, va bene. W più WC per G uguale a C per G, da cui C per G che moltiplica 1 meno W uguale a W, da cui C, ora ce lo metto, DS uguale ad 1 su GDS che moltiplica W di S su 1 meno W di S, niente di più semplice. Va bene. Ora però facciamo delle osservazioni. Va bene. La CDS, il controllore CDS, deve soddisfare ad alcuni requisiti. Quali? Primo, deve essere fisicamente realizzabile e quindi il grado del numeratore della sua funzione di trasferimento deve essere minore o uguale al grado del denominatore. Prima condizione. Seconda condizione del controllore CDS. Perché ricordiamo che il sistema poi che io realizzo, una volta calcolata questa CDS, è il seguente: C G reazione. Va bene. E allora quale altra condizione deve soddisfare la CDS? Cosa deve essere asintoticamente stabile? La C?
non è mica vero. La cos'è che deve essere asintoticamente stabile? La W, ma l'abbiamo scelta noi e certamente l'abbiamo scelta con poli tutti a parte reale negativa, fuori discussione. Invece la nostra CDS deve soddisfare quest'altro requisito: se per caso provoca una cancellazione, va bene, di zeri della CDS con poli della GDS, o e o, va bene, cancellazione di poli della CDS con zeri della GDS, detti poli e zeri tutti devono essere necessariamente a parte reale negativa, perché soltanto allora si può parlare di cancellazione. Mai si può parlare di cancellazione quando poli e zeri che si cancellano, l'uno dovuto a un sistema, l'altro dovuto a un sistema in cascata, quindi in serie, va bene, quando detta cancellazione è di poli a parte reale positiva o nulla. Questo non è possibile e l'abbiamo anche visto, perché il modo che vorrei cancellare rimane sempre ciò che invece è piccolo, teoricamente zero, va bene, è il guadagno del modo associato a quel polo, va bene, il quale è teoricamente zero, ma zero non è mai, è come la solita penna che si vuol far stare in piedi per la punta. Teoricamente la verticale passante dal baricentro può cadere nel punto di appoggio, ma poi niente. E allora se il modo presente ha pure un guadagno, quindi una costante moltiplicativa non nulla, piccola quanto si vuole, epsilon, al crescere del tempo, però il modo è divergente e quindi se ne va sempre, e questo impedisce la cancellazione, giustamente, tra poli e zeri di sistemi diversi in cascata, va bene, a parte reale positiva. Allora, queste due condizioni, faccio osservare che la CDS è 1 su G che moltiplica, e questo 1 su G che fa? Poi, va bene, che moltiplica questo, ma alla fine in catena aperta cosa andrà a moltiplicare? La GDS, ovviamente. Siamo d'accordo? E allora ci sarà una cancellazione completa, tra parentesi, tra la GDS al denominatore del controllore e la GDS del sistema. Va bene, il che significa, prima cosa, che la cosa sarà eventualmente possibile se e solo se, o meglio, sarà possibile se, il solo se buttiamolo via, sarà possibile se poli e zeri della GDS sono tutti a parte reale strettamente negativa, se no ci sono delle cancellazioni che non è possibile fare. Tra parentesi, va bene, questa tecnica di tipo algebrico cosa fa? Va bene, nella sostanza. Scelgo una VDS, va bene, e il CDS che mi fa? Mi cancella il sistema, va bene, e ci mette, oltre che cancellare il sistema da controllare, GDS, e ci mette un controllore che produce esattamente la WDS, l'altra parte del controllore produce esattamente la WDS, questo fa, va bene. Attenzione, oltre alla la VDS non è libera, va bene, oltre alla condizione che la GDS abbia tutti i poli e zeri a parte reale strettamente negativa, se no vi saranno delle cancellazioni tra controllore e sistema di qualcosa che non è a parte reale negativa, e quindi non si può fare niente, va bene, ma inoltre la WDS dovrà soddisfare ad un requisito, vediamolo un po'. WDS, anzi, non W, scusate,
C di S uguale, il controllore, 1 su G di S per W di S, la riscrivo su 1 meno W di S. Ora la G di S sarà un numeratore N con G su un denominatore D con G. E la W di S che io ho scelto, quindi W, avrà un numeratore NW fratto un denominatore D con W, polinomi in S di opportuno grado. Va bene. E allora C di S sarà uguale 1 su G. Va bene, quindi D compedice G fratto N compedice G, che moltiplica W, e quindi NW su DW fratto 1 meno NW su DW uguale D con G su NG per NW su DW meno NW. E l'eccesso polizeri di questa espressione deve essere al più 0. Il numero di poli deve essere maggiore o uguale del numero di zeri. Il numero di zeri è pari al grado di D con G, va bene, e quindi scrivo così, poli, se volete numero poli di G, più numero zeri di W, e questi sono gli zeri. Mettiamoci un bel segno meno davanti, più, e scrivo ora il numero di poli della C, che sono il numero di zeri della G più il grado di DW meno NW, va bene? Ma questo grado è certamente pari al grado di DW. E quindi più numero poli di W. Questa quantità deve essere maggiore o uguale a 0, perché i poli di C meno il numero di zeri, sempre di C, deve essere maggiore o uguale a 0. Ma questa che cos'è? Questa è eccesso poli zeri di W. Perché è numero di poli meno numero di zeri, c'è il meno qui davanti, di W, meno eccesso poli zeri della G, deve essere maggiore o uguale a 0. E questo comporta, ovviamente, l'altra condizione da ricordare è che l'eccesso poli zeri della W che scelgo io deve essere maggiore o uguale all'eccesso poli zeri della funzione di trasferimento da controllare. Ciò dà spesso dei problemi, non è che talvolta si usa, intendiamoci, ma più di qualche volta si trovano dei problemi, soprattutto se il sistema non è a fase minima da controllare, non è a fase minima. Ovviamente sappiamo già questa cosiddetta tecnica di sintesi algebrica non può funzionare. Va bene, quindi via. Va bene, dobbiamo effettuare la tecnica
di sintesi per tentativi, che poi è quella che si utilizza sempre. Facciamo qualche minuto di intervallo.